In un mese è cambiato, durante questo itinerario che sto facendo per l'Italia riscontro una grande voglia di partecipare, dare un contributo alla politica. I cittadini hanno voglia di riprendere le proprie vite e anche, diciamo, la vita politica. E credo che ci sia veramente il senso di un'onda che sta crescendo. Poi ovviamente non voglio dire che questo si tradurrà in chissà quali risultati, ma sicuramente è molto positivo questo atteggiamento, questo entusiasmo, c'è un'energia vitale. Io credo che avremo delle sorprese, ecco, mi limito a dire questo. L'ho ripetuto più volte, la politica è il dovere, l'obbligo di assumere posizioni chiare e nette, di radare ambiguità e incertezze, visto che dobbiamo completare la campagna vaccinale e quindi non dobbiamo dare segnali equivoci ai nostri cittadini. Anche una forza di opposizione come quella di Fratelli d'Italia deve assumere una posizione chiara. Su questo non dobbiamo scherzare, questo vale per Fratelli d'Italia, vale per la Lega, dove vedo che ancora si invoca la libertà di coscienza. Ma quando c'è un voto in Parlamento occorre responsabilità, su questo punto occorre chiarezza. Ma guardi, noi pensiamo, come Movimento 5 Stelle, che questa del lavoro agile, smart working, sia stata una necessità in tempi di pandemia, che ha però portato anche un'opportunità. Dobbiamo coglierla perché favorisce la semplificazione amministrativa, favorisce anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione, quindi dobbiamo evitare che torni tutto come prima. Dobbiamo cercare di trasformare in opportunità questa che è stata una necessità e quindi creare condizioni perché si possa ricorrere allo smart working, che tra l'altro non penalizza la produttività, anzi, semmai abbiamo dei dati che ci dicono che aumenta la produttività.